Le motivazioni del Napoli, rese più forti dall'acquisto di Cavani e da una campagna acquisti che promette ancora sorprese, sono le stesse di Santa Croce, Blasi e Dossena, rientrati a tutti gli effetti in gruppo dopo problemi fisici o esperienze altrove, pronti a rilanciarsi anche grazie alla fiducia concessagli da Walter Mazzarri. Per quanto mi riguarda, l'unica cosa che spero e chiedo un po' la sorte che gli infortuni stiano un po' alla larga, poi per il resto la voglia si è raddoppiata rispetto all'anno scorso, sono qua con, a disposizione di qualsiasi cosa dal mister alla squadra di tutti i compagni e spero di portare il mio contributo. Dopo una stagione tribolata, Andrea Dossena prova a ritrovare quella fiducia e quelle prestazioni che ne avevano fatto un giocatore da nazionale. Sicuramente non ho ancora dato niente, non ho ancora ricambiato niente alla fiducia e a quello che vedo intorno a me e ho tanta voglia di ricambiare questa fiducia e di dimostrare quello che posso dare. La strada che l'ex Liverpool traccia per poter crescere e migliorare i risultati dello scorso anno è molto chiara. La prima cosa che secondo me dobbiamo metterci in testa già ma come ho visto e come il mister ci sta preparando è soprattutto sul lavoro mentale e organizzativo che dobbiamo lavorare. Quando tu sai che non sei più una sorpresa vai su certi campi e logicamente la squadra è più motivata. Noi abbiamo perso in casa l'anno scorso 3-2 col Parma, abbiamo pareggiato 0-0 con l'Inter. Queste cose non devono più succedere se tu vuoi fare quel gradino in più lì. Non ho mai visto questa squadra che è uscita dal campo a testa bassa. Quello l'abbiamo, quello lo sappiamo che il mister lo chiede a noi e noi abbiamo visto che quella è la strada giusta. Intanto Folgheria invasa dai tifosi del Napoli, l'acquisto di Cavani e le imminenti amichevoli in programma hanno riversato in terra trentina centinaia di supporter azzurri, più che mai convinti che la prossima stagione sarà quella della consacrazione.